La scena di apertura presenta un ragazzo giovane, Park Yang-ho, che vive con sua madre e sua sorella Chan-mi. Si sono recentemente trasferiti da un villaggio rurale a Seul. I fratelli non vedono l'ora di frequentare la loro nuova scuola il giorno successivo. Yang-ho frequenta un istituto maschile, mentre Chan-mi frequenta una scuola femminile. Sulla strada per la scuola, Yang-ho incontra una banda di bulli guidata da uno studente di nome Yang Ki-tae, che stanno aggredendo il loro innocente compagno di classe Jin-su. Gli hanno persino confiscato la paghetta per comprare i suoi libri di testo. Nonostante ciò, Yang-ho decide di non intervenire, poiché non vuole entrare nei guai il primo giorno. Più tardi a scuola, Ki-tae e la sua banda si avvicinano ancora una volta a Jin-su e chiedono se ha denunciato l'incidente precedente alle autorità scolastiche. Quando quest'ultimo dice no, Ki-tae minaccia l'intera classe dal parlare contro di loro. Mentre tutto questo sta succedendo, Yang-ho fissa Ki-tae senza alcuna paura sul viso. Infastidito, il capobanda lo avverte di comportarsi bene se vuole rimanere in vita. Dopo che la banda se ne è andata, Jin-su suggerisce a Yang-ho di stare lontano da Ki-tae. I due poi iniziano a parlare e si rendono conto che in realtà sono vecchi amici delle elementari. Più tardi, Yang-ho sta tornando a casa, quando nota un centro di allenamento di box. Incuriosito si fa strada all'interno dove incontra il proprietario, anche lui allenatore di box. Esprime il suo interesse per la box, quindi l'allenatore gli chiede di compilare un modulo e iniziare l'allenamento dal giorno successivo. Tuttavia, Yang-ho vuole iniziare subito, per questo l'allenatore gli assegna un esercizio base con le corde. Di notte, Yang-ho è preoccupato perché sua sorella non è ancora tornata a casa. La chiama per chiedere dove si trovi, ma lei respinge la sua preoccupazione e continua a godersi il tempo con il suo nuovo ragazzo in un club. Infastidito, Yang-ho decide di andare a cercarla. Mentre cammina per le strade, incontra Ki-tae e la sua banda che si rilassano con le loro amiche. Ki-tae lo invita a unirsi a loro e chiede il suo nome. Quando Yang-ho si presenta, Ki-tae lo riconosce immediatamente come il suo amico d'infanzia. Il capo della banda gli chiede poi dei suoi genitori, a cui Yang-ho risponde che suo padre si è ucciso dopo essere andato in bancarotta. Nonostante questa tragica notizia, la banda di bulli inizia a prenderlo in giro, spingendolo a sentirsi a disagio e ad andarsene. Poco più tardi Yang-ho vede sua sorella con il suo ragazzo e la riporta immediatamente a casa. Il giorno successivo, dopo la scuola, Yang-ho invita Jin-su a casa sua per aiutarlo a studiare matematica. La trovano però noiosa e decidono di fare una pausa con i noodles. Mentre mangiano, Jin-su gli chiede il motivo per cui vuole così tanto studiare matematica, al che Yang-ho risponde che era il desiderio di suo padre. Dall'altra parte, Ki-tae e la sua banda vengono visti divertirsi in un bar karaoke, ma il loro momento gioioso viene presto interrotto da un gruppo di studenti senior guidati da un ragazzo calvo di nome Chung-il. Spaventati, Ki-tae e i suoi amici si ritirano immediatamente perché non vogliono problemi. Il giorno successivo a scuola, i membri della banda di Ki-tae fanno di nuovo i prepotenti con Jin-su. Fortunatamente, mentre stanno per confiscargli i soldi, Yang-ho interviene e chiede loro di andarsene. I bulli procedono quindi ad aggredire Yang-ho, ma il nostro ragazzo riesce a picchiarli fino a quando Ki-tae non interviene. Lancia un ultimo avvertimento, ordinando a Yang-ho di non interferire con i suoi affari, altrimenti renderà questo posto un inferno per lui. Dopo che la banda se ne è andata, Yang-ho viene avvicinato da un altro studente, Sang-un, che loda il suo coraggio. Afferma che questa è la prima volta che qualcuno si oppone ai bulli. Altrove, Ki-tae rimprovera i membri della sua banda per l'imbarazzante sconfitta. Uno dei suoi amici suggerisce di tornare da Yang-ho per preservare l'onore della banda, ma Ki-tae resta in silenzio, probabilmente perché non vuole agire in modo sconsiderato. Dopo la scuola, Yang-ho sta tornando a casa, quando viene nuovamente avvicinato da Sang-un e dal suo amico Ak-so. Lo invitano per un drink celebrativo per lodare il suo precedente coraggio. Dopo aver speso un po' di tempo in un ristorante, Yang-ho li porta nella sua palestra. Mentre sono lì, rivela loro che in realtà ha paura di Ki-tae perché è sempre stato vittima di bullismo fin dalla sua infanzia, ma Sang-un e Ak-so lo rassicurano dicendogli che non è più debole e che può sicuramente affrontare Ki-tae. Nella scena successiva, vediamo Chung-il picchiare i membri di Ki-tae per aver raccolto poco denaro. Ki-tae cerca di giustificare la loro situazione menzionando che qualcuno aveva denunciato le loro attività alle autorità scolastiche. A Chung-il però non interessa, e lo sottopone invece a una punizione fisica. La sera, Yang-ho sta tornando a casa da scuola, quando si ferma nel modesto ristorante di sua madre. Sbircia poi dentro dalla porta, e vede un ospite che la seduce. Yang-ho è chiaramente sconvolto, ma decide di non intervenire poiché aveva promesso alla madre di non causare alcun genere di guai. Successivamente, si reca al centro di box, con l'intenzione di sfogare la sua rabbia in allenamento. Chiede all'allenatore di permettergli di andare a fare sparring, e alla fine viene contrapposto a un compagno di studi.
Purtroppo Yang viene facilmente dominato e finisce per perdere il match. Dopo l'incontro, mentre è seduto da solo, viene avvicinato dal suo allenatore. Chiede a Yang di non sentirsi giù, perché il suo avversario era un pugile di livello nazionale. Più tardi Yang sta tornando a casa, quando incontra sua sorella che viene aggredita da un ragazzo di nome Jeong Go. Infuriato, interviene immediatamente e prende a pugni il ragazzo. Tuttavia, Chan Mi urla a Yang Go per essere intervenuto nella sua questione. La ragazza esprime il suo fastidio per come controlla la sua vita, proprio come faceva il padre. Il giorno seguente, Kita e il suo gruppo prendono di mira uno studente ricco e pretendono soldi da lui. Di conseguenza, il ragazzo innocente ruba i soldi dalla borsa di sua madre e li consegna ai bulli. Nel frattempo, Sang-un e Ak-so invitano Yang Go a saltare la lezione e fumano qualche sigaretta nel cortile della scuola. Durante questo periodo Yang Go chiede loro di Jeong Go, che riconoscono come uno dei più grandi bulli di un'altra scuola. Yang Go poi rivela come gli ha dato un pugno la scorsa notte per aver aggredito sua sorella. Sang-un e gli Ak-so sono stupiti dal suo coraggio e lo incoraggiano a mantenere alto lo spirito. Dopo le lezioni, mentre Yang Go torna a casa, viene avvicinato dalla ragazza di Kitae, Ye Jin, che si offre di tornare a casa insieme. Quest'ultimo è d'accordo, ma presto si imbattono in Kitae e la sua banda. Kitae è furioso nel vedere la sua ragazza con Yang Go, quindi la chiama e la bacia davanti a tutti. Sembra che lo abbia fatto intenzionalmente per tenere Yang Go lontano dalla sua ragazza. Una sera, mentre attraversa un vicolo, Yang Go viene improvvisamente intercettato da un gruppo di bulli di un'altra scuola. I ragazzi lanciano immediatamente i loro attacchi contro di lui per esigere vendetta per quello che ha fatto a Jeong Go in precedenza. Yang Go cerca di reagire, ma è sopraffatto dal loro numero, finendo così per essere picchiato. Non molto tempo dopo, Sang-un e Ak-so si presentano sulla scena e iniziano a picchiare gli aggressori. I tre amici poi si alleano contro i bulli e riescono a respingerli. Questo incidente fa capire a Yang Go che non è abbastanza forte per affrontare i bulli da solo. Di conseguenza, decide di allenarsi molto di più, in modo che non abbia bisogno del supporto di nessuno per l'autodifesa. Da quel momento in poi, Yang Go dedica la maggior parte del suo tempo ad allenamenti rigorosi presso il centro di box. Un giorno, dopo la scuola, Yang Go e i suoi tre amici vengono visti godersi degli spuntini fuori un mini market. Il loro momento viene bruscamente interrotto da Kitae e dai suoi compagni. Kitae esprime la sua frustrazione nei confronti di Yang Go, che ha guadagnato popolarità grazie al suo coraggio contro i bulli. Sang-un cerca di rispondere, ma un Kitae infuriato gli lancia da bere addosso. Nonostante questo trambusto, Yang Go decide di non reagire e se ne va insieme ai suoi amici. Più tardi, mentre si siedono in un altro ristorante, il gruppo discute le strategie per abbattere la banda di prepotenti. Nel frattempo Yang Go non sembra essere interessato a tutto questo, cosa che lo spinge ad andarsene. Sulla via del ritorno a casa viene nuovamente avvicinato da Ye Jin, che lo invita ad andare a mangiare insieme. Nonostante la sua riluttanza, in qualche modo riesce a convincerlo ad accompagnarla. Dopodiché i due si godono un delizioso pasto prima di tornare a casa insieme. Prima che si separino, Ye Jin sorprende Yang Go tenendogli la mano e baciandolo sulle labbra. Quando le viene chiesto perché lo abbia fatto, Ye Jin afferma che ha iniziato a piacerle. Yang Go però non presta molta attenzione alle sue parole e semplicemente se ne va. Passa poi davanti al negozio della madre e nota che viene molestata dallo stesso cliente scortese. Yang Go non riesce più a tollerarlo, quindi aspetta che il cliente cammini fuori. Dopo averlo seguito in un vicolo deserto lo picchia, facendogli perdere i sensi. Il giorno seguente Sang-un e Ak-so affrontano impulsivamente la banda di bulli di Kitae nel cortile della scuola. Poco dopo scoppia una rissa tra le due parti, con conseguente caos. Nel frattempo, Kitae è al telefono con Ye Jin, che vuole finire la loro relazione. Il ragazzo fa del suo meglio per consolarla, ma lei rimane risoluta nella sua decisione e riattacca bruscamente la chiamata. Kitae, che è già sconvolto dalla sua rottura, diventa ancora più furioso nel sentire il trambusto che si svolge attorno a lui. Di conseguenza, sfoga tutta la sua rabbia su Sang-un e Ak-so, picchiandoli finché non rimangono feriti gravemente. In seguito a questo incidente, Yang Go si avvicina ai suoi amici e trova numerosi lividi sulle loro facce. I due gli raccontano l'intera faccenda e gli chiedono perché non abbia preso nessuna azione contro Kitae. Chiedono anche se ha paura, ma Yang Go rimane in silenzio. Altrove, Jin-su viene ancora una volta circondato da Kitae e dalla sua banda in una strada deserta. Cominciano a molestarlo solo perché è amico di Yang Go, e lo picchiano così tanto che finisce in ospedale. Quando Yang Go, Sang-un e Ak-so ne vengono a conoscenza, corrono immediatamente in ospedale per vedere il loro amico. Nonostante fosse gravemente ferito, Jin-su sorride e assicura loro che si riprenderà presto. Ora, la rabbia di Yang Go ha raggiunto il limite,
quindi decide di porre fine a questo ciclo di violenza una volta per tutte. In seguito, Yang Ho, accompagnato da Sang-un e Ak-so, affronta il gruppo di bulli nei cortili scolastici. Li sfida a combattere, cosa che Ki-tae accetta prontamente. Subito dopo, segue una feroce battaglia tra le due parti. Yang Ho ingaggia un duello uno contro uno con Ki-tae, mentre Sang-un e Ak-so affrontano gli altri membri della banda. Dopo aver combattuto con tutte le loro forze, Yang Ho e i suoi amici alla fine prendono il sopravvento e li sconfiggono. La notizia della sconfitta della banda di bulli si diffonde in tutta la scuola. Non appena arriva alle orecchie di Chung-il, riunisce la sua banda e si dirige alla ricerca di Yang Ho. Quando Jin-su viene a sapere di questo, corre in fretta dai suoi amici e li avverte della minaccia imminente. Tuttavia, i nostri eroi non hanno più paura e sono pronti ad affrontare tutti i bulli che disturbano la loro pace. Il film si conclude con i quattro amici che camminano senza paura in mezzo alla strada. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!